Siamo alla Pineta di Siano, siamo stati in mattinata con il consigliere Serò e con il consigliere Capellupo e anche con il consigliere Cicerello a verificare la ripresa dei lavori che potranno restituire almeno parzialmente la Pineta alla città di Catanzaro. In questo momento i lavori sono ripresi con grande vigore, ci sono oltre 50 operai che stanno, come si può vedere, forse anche nelle spalle, operando il taglio di alcune piante bruciate. Il loro obiettivo è quello di terminare questa operazione a fine dicembre. Siamo stati a verificare lo stato dei lavori insieme al commissario di Calabria Verde e l'obiettivo della nostra amministrazione è quello di mettere in sicurezza subito dopo una parte della pineta per restituire già in primavera la possibilità ai cittadini di utilizzarla parzialmente. Siamo qua, vigileremo sull'andamento dei lavori, cercheremo di realizzare questo obiettivo e contestualmente di mettere in campo dei progetti di valorizzazione insieme a Stefano Mancuso, il nostro esperto che verrà nei prossimi giorni a Catanzaro, dei progetti di valorizzazione di questo grande polmone verde della città.